nuova puntata di Zona Gol, tantissimi ospiti oggi in studio, andiamoli a presentare, i primi due almeno. Alla mia sinistra Matteo Cordetto torna a trovarci, ciao Matteo degli Illuminati, mentre alla mia destra è Fisio Garau, mister del Mitra Service. Allora, oggi partiamo dalla Champions Cup, ma partiamo dalla Serie C2 perché insomma il Fisio ha i minuti contati. Allora andiamo a vedere quello che è successo nella giornata dedicata ai recuperi ma anche ai playoff. Si è giocato solo nel raggruppamento 2 per quanto riguarda i recuperi, Sbronzi di Riace, Sardinia Sestu 0-3. Per quanto riguarda invece gli spareggi, Black and White Spartak Pirri si gioca questa settimana ed è valida per il tricolore della Serie C2. Poi Gallorosso ha battuto Sardinia Sestu 5-3, parliamo di playoff. La Recuccia di Amici di Chicco 4-1, Mitra Atletico Bonaria 2-4, 4 Mori, Calcio Cagliari CDL 7-6. In semifinale, quindi, anzi, pardon, in finale, per quanto riguarda i playoff, la Vecuce contro Atletico Bonaria e Gallo Rosso contro Quattro Mori. Per quanto riguarda la qualificazione al Champions Group, accendiamoli, ESD Geriatria volano dirette senza fare il playoff. Mentre per quanto riguarda gli spareggi salvezza, uno si è già giocato, Macelleria Samuelibba gli Illuminati, con gli Illuminati che hanno vinto sul campo. E per quanto riguarda l'altro playout salvezza, Vittoria Sbronzi di Riace si gioca questa settimana. Allora partiamo da Efisio. Direi una grande stagione, la prima vostra, si è interrotta così, non la pre-season contro l'Atletico Bonaria. Purtroppo dovuto anche a vari infortuni dell'ultima giornata, quindi ci hanno creato grossi problemi per quello. Tra cui Franco, immagino. Tra cui Franco, che non nascondo il fatto che comunque era uno dei senatori. Dei senatori, per di più stava giocando anche molto bene, quindi sicuramente ha inciso anche su quello. Poi naturalmente abbiamo avuto questi numeri di infortuni, per di più non avevamo anche altre persone per motivi di lavoro, non ci hanno potuto seguire. Abbiamo fatto una bella cavalcata di 7-8 partite consecutive di vittoria. È stato poi un cambiamento perché, dato che la squadra aveva dei limiti per quanto riguarda i cambi, okay, quindi in ogni caso, anche se ero uno dei giocatori, ho visto un pochettino l'ambiente, anche perché poi sono l'ultimo arrivato nella Mitra. Si è instaurato subito un ottimo rapporto, quindi mi sono dedicato più che altro a fare, insomma, il padre così. Certo. Ascolta, sconfitta contro Bonaria, no, magari ci riproverete il prossimo anno, però invece nel girone della seconda fase siete finiti con Atletico Pirri, Real Carlis e Sporting Sirmoni, un girone che a occhio non sembrerebbe impossibile. No, infatti punteremo sicuramente a cercare in qualche modo di passare anche il turno. Forse questa settimana riusciamo a recuperare per gli elementi. Dare i sedicesimi. Esattamente, e poi per di più abbiamo finalmente almeno due elementi per ruolo che ci permettono in qualche modo, in caso di infortuni, di poter avere, di giocarcela. Certo. Perfetto, grazie Fisio. Allora passiamo a te, Matteo. No, questa stagione adesso ormai vi state dedicando alla Weekend Cup, dove fa bene, perché comunque sia la settimana scorsa avete battuto 2-1 la Geriatria, ottenendo la qualificazione matematica alla seconda fase. Insomma, tra l'altro questa Weekend Cup che vi vede completamente capovolti tra di voi, sì, rispetto alla Champions. Diciamo che abbiamo iniziato un nuovo progetto e sta iniziando a dare, diciamo, non i frutti, però comunque si iniziano a vedere qualche cambiamento da questo punto di vista. Il primo cambiamento che io ho avuto all'infortunio che ho subito durante il campionato, durante la Champions Cup, mi sono dedicato alla fase tecnica, dunque sto seguendo i giocatori. Forse una delle cose fondamentali che mancava alla squadra, avere una figura esterna che deve essere il direttivo e quant'altro, in modo tale che i ragazzi possano giocare tranquilli. Poi nel girone stiamo andando bene. A parte Giragosi, comunque sia, insomma, sia una squadra, però abbiamo consolidato la seconda posizione. Contro Girati è stata una bellissima partita, combattuta, siamo riusciti a strappare, a rubare 3 punti alla fine con un gol di rapina di Aliotta. Diciamo che la squadra adesso mi piace molto perché abbiamo un bel mix di gente più esperta, ragazzi giovani che danno un contributo dal punto di vista del fiato, dei polmoni. Sta andando bene adesso. Verificheremo poi strada facendo piano piano, esattamente. Assolutamente. Perfetto, grazie Matteo. Gustiamoci grazie adesso l'highlights relativo allo scudetto di Serie C1, dopodiché andiamo con i risultati in grafica. Campo Verderame di Cagliari per la C1, sfida scudetto che vede contrapposti i Defensor 78 in maglia nera
e gli Sciardana in maglia biancorossa. Primi minuti con squadre bloccate e incapaci di arrivare alla conclusione. Al sesto, da un passaggio sbagliato di Stefano Giordano, Monticone serve Brundu, pronto ad aprire per Podda lanciato a rete, ma Crisafulli chiude tutto perfettamente. Al settimo, prima parata della partita con tiro dalla destra di Luca Giordano, servito da Locke. Al nono, difesa Sciardana scoperta. Stefano Giordano tenta di allontanare, ma la palla finisce sui piedi di Brundu, che finta a rientrare su Giordano, prova il sinistro, respinge Nurki, si avventa Magia, ma c'è la chiusura provvidenziale di Rambaldi. Poche emozioni per tutto il primo quarto d'ora, con continui raddoppiamenti e falli tattici che spezzettano e rallentano il gioco. Al quindicesimo sono allora i due portieri a tentare di vivacizzare un po' la partita. Al diciassettesimo rinvio di Spano, aggancia bene Brundu, passa palla Magia che gli cede nuovamente palla, Brundu vede e serve Podda solo in aria che non perdona, trafiggendo di prima Nurki e portando in vantaggio i defensor. Al terzo, punizione in favore dei defensor, di cui si incarica Brundu. Parte la rincorsa del numero 2, stilettata all'incrocio dei pali. Nurki beffato sul suo palo dall'ottima conclusione di Brundu. Defensor 2, Sciardana 1. Al nono, triangolo con Brundu che serve Magia, ma sul tiro è attento Nurki. Sciardana che appare incapace di reagire, se non con qualche tiro dalla distanza, che non impegna però Spano. Sono anzi i defensor ad andare vicini al terzo gol con Monticone, una doppia conclusione ravvicinata. Sciardana che non sembra crederci più, qua vediamo emblematicamente un bel lancio di Fa cadere nel vuoto. L'ultima azione degna di nota si ha al ventesimo. Brundu prende la traversa da fallo laterale, girata di Podda respinge Nurki, palla che va verso il calcio d'angolo, Podda sembra chiuso, ma si libera con un tunnel di Crisafulli e può tentare la conclusione sul primo palo, ma Nurki fa buona guardia e allora il risultato non cambia. La finale scudetto C1 recita Defensor 2, Sciardana 0. Eccoci qui con Tommaso Casale, appena uscito vincitore con i suoi Defensor 78 da questa sfida a scudetto. Avevate dominato il gruppo 1, oggi avete vinto anche la calpolista del gruppo 2, ve l'aspettavate, li conoscevate? Francamente no, io personalmente conoscevo qualcuno di loro, tecnicamente sono persone molto valide, però abbiamo giocato abbastanza bene, non l'abbiamo sottovalutati e abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Avete rischiato poco, hanno tirato sì, poco. Sì, anche se il 2-0 è un risultato che può sembrare bugiardo, in realtà era molto equilibrata. Siamo stati molto bravi a sfruttare gli episodi a noi favorevoli con le occasioni che abbiamo avuto. Andiamo avanti così, siamo contenti, dobbiamo cercare di stare sempre attenti a qualsiasi avversario e cercando di sfruttare le nostre forze e le nostre capacità. Ok, allora complimenti per questa ennesima vittoria. Grazie mille. Grazie, ciao. Quindi per quanto riguarda la Serie C1 si sono giocati i recuperi soltanto nel raggruppamento 1 dove lo Sporting ha battuto a tavolino Fada Legnami, vittoria invece sul campo netta della Real Oversize contro il Fada Legnami per 8-1. Per quanto riguarda invece gli spareggi avete appena assistito alla vittoria del Defensor 2-0 sullo Sciardana. Questa settimana, inizio questa settimana, si giocano le prime semifinali playoff, quindi Arancia Meccanica Sporting, Mandaferro Cadorina, Sabunta Nemos e Oversize Movimento 5 Birre. Per quanto riguarda la qualificazione al Champions Club, AC Picchia batte Red Devils 5-0, risultato netto, e Liliku viene battuta proprio nel finale del Deportivo La Cogurra per 0-2. Si devono ancora giocare per questa serie i playout salvezza, gli svincolati contro Fada Legnami e la Griglia d'Oro contro Hangover. Non abbiamo ospiti con cui parlare della Serie C1, quindi ci andiamo direttamente a gustare le likes sullo scudetto di Serie B, netta vittoria dei mercenari contro Pizzeria del Drago, a voi. Partita finale della Serie B, quella che si svolge nei campi dello spazio Newton tra Pizzeria del Drago e i mercenari, i primi vincitori del primo girone con 43 punti, mentre i secondi hanno vinto nel proprio gruppo con 47, partita che purtroppo inizia con l'handicap per entrambe le squadre, mancano elementi importanti in entrambe le formazioni. Appena la gara inizia però si vede che i presenti faranno il massimo per non far rimpiangere i giocatori mancanti. Al secondo minuto Marcia riceve palla dal compagno, si libera dal difensore e la piazza.
La partita sembra mettersi sui binari giusti, ma bastano 4 minuti i mercenari per riportare la situazione in parità con una grandissima botta di sinistro di Pilleddu. Un minuto dopo la situazione è completamente ribaltata. I mercenari si portano in vantaggio ancora con Pilleddu che, di prima intenzione, trova la rete. Per qualche minuto il drago sembra reagire allo svantaggio, ma la capacità dei mercenari di portarsi di fronte al portiere li spiazza anche 5 minuti dopo, al 12°, quando il bomber della squadra Mamusa riesce a dribblare due uomini e metterle in rete. Corrono le lancette dell'orologio fino al 19°, cross dalla sinistra per Pilleddu che con una semirovesciata perfetta esteticamente supera nuovamente il portiere. L'ultima rete del primo tempo vede Pilleddu superare gran parte della difesa e poi soprattutto la gran difesa della sfera di Firpo che trova anche il modo di girarsi e portare il punteggio sul 5-1. Il secondo tempo inizia con molta più calma, forti del vantaggio di 4 reti i mercenari non spingono lasciando qualche iniziativa a Marcia e Soci che però non porta i frutti sperati e di contro dopo 8 minuti arriva il nuovo vantaggio con una bellissima azione corale conclusa da Pilleddu. Sembra che sia impossibile a questo punto per il drago recuperare l'incontro, infatti la squadra perde motivazione e ne approfitta ancora Firpo, che da posizione decentrata trova il modo di infilarsi in aria e piazzarla sul palo del portiere. Ogni tanto qualche lampo di classe però si intravede anche per il drago, soprattutto con Marcia che al 17° si accentra cedendo a Lecca che non sbaglia. Ma l'andamento della gara non si modifica, i mercenari sono dei rulli compressori che non si fermano e 3 minuti dopo trovano la rete dell'8-2 con Mamusa. Il finale di gara regala un po' di vitalità per il drago, visto che anche lo scarto con cui i mercenari conducono la gara. Al 23° ancora Lecca raccoglie il cross del proprio compagno e di prima intenzione la mette sul secondo palo. L'ultima rete di questa interminabile gara è al 25° ad opera di De Matteis che da fuori aria fa partire un gran destro sul quale l'arbitro fischia alla fine dell'incontro. Pizzeria e il drago contro i mercenari 9-3. Ci siamo. Allora la finale, la finalissima diciamo della Serie B, lo scudetto si assegnava quest'oggi tra il drago e i mercenari, la partita è terminata per 9-3 a favore dei mercenari, abbiamo qui Massimo De Matteis, autore dell'ultimo gol, sì, proprio esatto, sul fischio esatto. Finale, e poi abbiamo anche il capitano e anche il bomber oltretutto, Mamusa con quanti nei fatti oggi fai vedere? Oggi 2, sommati agli altri arriviamo ai 30. Giustissimi. Allora, intanto in prima impressione dal campo è appena finita la partita, questo risultato roboante. Sì, è mia, questo poi lo tagliamo. Dicevo, prime impressioni dal campo, questo risultato roboante comunque, come è arrivato? Beh, è andato bene, abbiamo giocato insomma come ci piace, con buoni fraseggi in mezzo al campo e siamo arrivati abbastanza facilmente, nonostante gli avversari fossero bravi insomma, però si è messa subito bene la partita. Sì, in realtà poi voi siete andati in svantaggio dopo due minuti, però subito dopo è partita la rincorsa, diciamo che vi siete ritrovati. Un campo così, prendere gol, dobbiamo assestarci poi. Ok, ci vuole un attimino di tempo. Un minimo raggiunto, pensiamo alle altre competizioni. Una domanda, poi chiudiamo qua perché è tardi, vedo che dovete andare. Secondo voi quanto ha pesato l'assenza negli avversari, guarda, di qualche avversario, se li conoscete ovviamente? No, ma che ne avevamo assenti? Sì, ovviamente anche voi ne avevate tanti. Le cose. Sì, però insomma, la fortuna che noi siamo in un mondo. Anche Mirko mancava, giusto? Mirko Lugas, che è un amico ed è bravissimo, secondo me. Non l'ho mai visto. Però, insomma, però ovviamente voi, anche voi comunque, cioè, anche a noi mancava quello che ha arbitrato di più. Insomma, Mirko, se ci fosse stato Mirko che ha arbitrato di più e non l'ho mai visto. Mirko è più complesso, Mirko è un amico ed è bravissimo tra le tre cose. Sì, ovviamente l'altra squadra sicuramente aveva quell'handicap in più, ma voi avevate tanti bonus in più, perché comunque la squadra è un'ottima squadra. Va bene, complimenti ancora e grazie. Ciao. Rieccoci qui in grafica subito. I mercenari quindi hanno battuto Pizzeria al Drago 9-3, come avete avuto modo di vedere. Per quanto riguarda i playoff, questa settimana si gioca Atletico Pauli contro Giarreti. La vincente affronta il Fileveru che ha battuto di misura i Scortes 2-1. Sigma Real Carali 7-3, inclusa Team Real Pauli 4-1 negli altri scontri validi per la promozione nel massimo campionato 2015-16. Per quanto riguarda la qualificazione del Champions Group, le Iene hanno battuto 6-0 i Pidicoc, l'Air Soccer Pinocchio si gioca questa settimana. Per quanto riguarda i playout salvezza, si salva lo Sharks Team contro Uscita Merci, mentre Vamos Real Momoti si gioca questa settimana.
Ci gustiamo adesso l'Alexis sulla Serie A e poi ne parliamo con due ospiti. Mercoledì 8 aprile 2015, al campo La Salle, ore 22, si gioca lo spareggio scudetto. Chi vince oggi è campione della Serie A. Maglia bianca per la SD Cep e rossa per gli ospiti Atletico Pirri. Minuto 1, imposta il Cep, palla per Biondi, controlla, lancio lungo per Soi, torrente a vuoto, Soi, tiro e il gol. Palla sotto la traversa, 1-0 Cep. Minuto 2, Piras controlla centrocampo. Loddo si smarca, Loddo di testa il gol, 1-1 Atletico Pirri, Loddo. Minuto 4, pressing Cep, Piras sbaglia, attenzione Ornano, Sodu, 2-1 Cep, tocco sotto di Sodu e palla in gol. Minuto 6, attacca il Cep, attenzione Biondi, il tiro, 3-1 Cep. Missile di Biondi. Minuto 10, punizione SD Cep. Ferrari è pronto. Breve rincorsa, il tiro, barriera. Ancora lui, il tiro e gol. 4-1 Cep. Minuto 24, Cep all'attacco con Scamonati. Trova il muro, attenzione Mullini. Palla respinta. E ora Baroffio che deve liberare. Ma sbaglia il rinvio, Scamonati, ancora lui, Scamonati, 5-1 SD Cep. Minuto 25, è pronto Ornano, tiro e il gol, 6-1 Cep, col portiere che probabilmente bisticcia col palo prima che la palla entri. Finisce qua il primo tempo, 6-1. Minuto 32, punizione Cep con Biondi, rincorsa dritta, del tiro, rete, 7-1 Cep. Minuto 46, attacca il Cep, Ferrari, serve Mulliri, Mulliri controllo, il tiro e gol, 8-1 Cep. Finisce qua praticamente, da qui alla fine succederà niente, la SD Cep vince lo scudetto della Serie A, sicuramente favorito dal flop Red United che ha mollato in questo finale di stagione, ma meritato. Vi lascio ora alla lunga intervista coi campioni della Serie A. Siamo con Fabrizio Biondi per Zona Gol della SD Cep, per adesso insieme a Luca Carri, insieme Thomas Soi, Giorgio Testoni. Giorgio Testoni, allora ragazzi, avete vinto 8-1 contro l'Atletico Pirri, stata una buona gara, avete giocato diciamo da grande squadra, come che impressione abbiamo avuto? Che impressione, che partita è stata? Io ho detto che avete giocato da grande squadra, voi come la pensate? Che dite? Ma bisogna essere sempre modesti, secondo me. La squadra è forte, ma sicuramente il gruppo è quello che conta. E oggi l'ha dimostrato. Quando scendiamo tutti, questa squadra è vincente. Così come in campionato, come nel campionato precedente. Insomma. Poi la partita si è messa subito bene. Siamo andati in vantaggio subito di qualche gol. Quindi alla fine è stato in discesa. Gli avversari oggi erano un po' più scarichi del solito. Quindi noi ne abbiamo approfittato e grazie anche ai tanti cambi abbiamo portato in porto una partita abbastanza facile e non era, diciamo che non avremmo mai pensato di vincere così, con questo punteggio largo. Poi noi comunque ci divertiamo sempre oggi, come le altre partite, importanti o meno importanti, quanti divertirsi e l'abbiamo fatto anche oggi. Quindi oggi siamo sempre più numerosi, infatti è quello. Stare insieme. Fare una dedica importante, anzi ne facciamo due dediche importanti, sono tutte e due importantissime. Una è per il nostro portiere che oggi aveva la febbre a 40, non voleva mancare, purtroppo è rimasto a letto e quindi adesso gli portiamo questo scudetto. L'altra è per un amico che sicuramente sarebbe magari venuto anche a vederci, però non c'è più, che è il fratello di un nostro compagno che sicuramente ci ha guardato e si sarà divertito anche lui. Ciao Ste. Comunque, chi ha segnato di più di voi? Oggi? Bomber. Oggi. Bomber e Biondi. Oggi tu. Tra l'altro, se l'hai ripreso, sì? Un gol che ho fatto lì,
lo puoi mettere come copertina l'anno prossimo per la, per la trasmissione Zona Gol 2016. Cosa grande squadra, non esce, prima, non esce prima più che vada via, prendilo per buono perché non esce più. Mi riprende il mister, perché il mister è l'ultimo arrivato, ecco, quindi gestire 15 bestie non è facile. E oggi il nastro ne avete preso, esatto. Avete vinto lo scudetto, prossima, intervista ce n'è, complimenti. Eccoci qui, ritrovati per quanto riguarda la Serie A, ci hanno raggiunto due nuovi ospiti e per entrambi un ritorno, Cristian Bascio di Fisso Rivello, dopo ne parliamo, Mirko Murgia, attaccante di Ottica Onis, vicinissimo Mirko, no? Al titolo del cannoniere, ovviamente toccando ferro. Andiamo quindi a parlarne, soprattutto partendo da questa ottica, Mirko, quattro punti di distanza dal CEP, quindi anche aver perso a tavolino contro Ignos non sarebbe cambiato alla fine niente, perché vi sareste comunque andati a meno uno, però insomma per essere il primo anno in Serie A, direi che è stata una grande annata. Però penso che con la squadra completa potevamo ambire le valigie. Ascolta, forse nel girone di andata avete iniziato benissimo dando una bella clamorosa ai guardiani, poi però vi siete un po' persi. Perché purtroppo con gli impegni lavorativi e allenamenti e altri impegni non siamo riusciti a scendere tutti insieme. Ascolta, adesso girone no, seconda fase con Tic Tac e File 2, sono le avversarie un po' più toste, questa punta non sembra essere, con tutto il rispetto poi per la squadra di Yuri Kois, puntate dritti a ripetervi. Sì, però quest'anno magari non arrivare a secondi, ma arrivare ai primi, chiaramente. Ascolta, voci di mercato, no? Ti danno vicinissimo a Real Pauli per la Summer. Perché il grandissimo Mr. Garau mi sta sempre chiamando e mi vuole con lui per forza. Quindi possiamo già darlo per certo il tuo passaggio. Sì, estivo sarò del Real Pauli. Colpo di mercato incredibile, dunque. Adesso passiamo a Cristian. Anzitutto non ne avevamo parlato, no? Quando eri venuto la prima volta, però spiegaci questa cosa di Fisso Rivello, questo progetto. Allora, praticamente è una pagina che è nata quasi 9-10 mesi fa, dove dentro ci butto un sacco di cazzate, e ci sono molti consensi dentro, grazie a Dio siamo arrivati a quasi 28.000 mi piace, la gente si diverte, è gratis, ben. Fa onore, poi insomma abbiamo avuto modo di ridere anche noi, no? Guardando un po' di basti ricordare la pallonata all'Aushan, insomma, senza andare troppo lontani, voglio dire. Allora, il pallone che è andato lontano. Esatto. Allora torniamo a noi, no? Sì. Questo Mister Neon che anticipa questa settimana la prima giornata contro la Brancaleone. Insomma, prima missione riuscita, quindi qualificarsi alla seconda fase, forse però potevate fare addirittura meglio. Sì, sicuramente potevamo fare meglio, però abbiamo avuto molti deficit in chiave infortuni. Come ben sai, abbiamo avuto l'infortunio del portiere Tommy, che ha avuto un incidente, se ne è parlato. Poi difensori, attaccanti, su per giù siamo riusciti a riammagamarci tutti. Adesso abbiamo avuto la soddisfazione di battere l'Atletico Pirri nell'ultima partita. Sì. Sì. Quindi da lì, perché abbiamo proprio rimesso dentro il gruppo gli elementi che mancavano, la Summer sicuramente punteremo a giocare per forza. Alle fasi finali ci toglieremo grandi soddisfazioni, dato che ci siamo di nuovo tutti. E tra l'altro ti ringrazio, Matte, proprio il modo per... Matte, sì, perdonami, anche io sono un pochino fuso. È Matteo Knight che salutiamo. Esatto, esattamente, un caro abbraccio a Matteo Knight. Mi ha dato lo spunto per lanciare la Summer, stiamo partendo con le iscrizioni. Quest'anno una Summer molto simile a quella dell'anno scorso, ma visto che ci avviciniamo molto rapidamente al quinquennale, abbiamo voluto fare una sorpresa. Questa Summer Cup sarà la quarta edizione della Summer Cup, ovviamente edizione la Lega dei Campioni, prima fase eliminatoria, seconda fase con Coppa dei Campioni, Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Sarà una Summer Cup completamente nuova, speriamo possa piacere ai nostri soci. Si scenderà in campo dal 26 maggio per concludere il 31
o di luglio, e tra pochissimo parliamo anche dell'evento finale della Champions Cup, perché c'è tanta, tanta carne al fuoco. Abbiamo preparato un grande, grande, grandissimo evento per quest'estate. Insomma, speriamo che i nostri soci siano contenti di tutto questo. E nel frattempo, comunque sia, noi adesso ci andiamo a gustare le likes della Jaglin, poi parliamo anche di nuovo di questa festa di fine anno. Per la seconda fase di Jig League alla motore della strada abbiamo Red Dragons contro Pinachos. Simone Nonnis, vera gatta da pedale in questa partita. Nella prima fase porta a casa 15 reti in 10 partite. Pitus porta la palla in avanti per Pugedu. La sovrapposizione la passa a Melis. 1-2, di nuovo Pugedu. Varato la situazione, prova il piattone da posizione defilata e arriva il gol. Luci sfiora, ma nulla da fare. 1-0 per Red Dragons. Siamo al quarto minuto della ripresa, là in possesso del pallone, pressato dagli avversari, indietreggia, prova il retropassaggio per Isola, ma non riceve, là in sacca della propria porta, 1-1. Trentasettesimo, Convolini, palla sul sinistro, il tocco morbido sotto il 7, esecuzione perfetta di Convolini, 2-1 per i Dragons. La risposta Pinachos, prova a penetrare la difesa sulla destra, pallone che arriva a Nonnis che aspetta 4-4 sulla linea e arriva il pareggio 2-2. Sedicesimo della ripresa, ennesimo attacco, Pinachos sulla destra, palla in mezzo a trovare Nonnis che la butta dentro, Pinachos in vantaggio 3-2. Diciassettesimo, Pugedu tiene palla, valuta la situazione in aria, si invola, dribbla l'avversario, palla sul destro, il tiro sotto la traversa e di nuovo tutto in parità 3-3. 45esimo, punizione per Pinachos, la palla arriva a Nonnis e ancora lui devia il tanto che basta a mettere fuori gioco Isola. È partita che finisce 4-3. Ora l'intervista al portiere Ne Luci. Siamo qui per zona gol con Matteo Luci dei Pinachos, che hanno battuto i Red Dragons quest'oggi alla Madonna della Strada per 4-3. Un risultato ottimo, folgorante, è stato un dai e ricevi per quasi tutta la partita, alla fine l'avete, sì, spuntata infatti, voi. Fino all'ultima aperta, sì. Abbiamo rimontato, non c'è stata la grande prestazione, ma oggi si arrivano i 3 punti, visto che siamo in formazione abbastanza rimaneggiata, 5 contati, avevamo solo bisogno dei 3 punti oggi e per fortuna sono arrivati. Un portiere dinanzi a noi, un ragno dalle 100 gambe, hai preso praticamente qualsiasi tiro. Dalla loro un Ivan Isola, anche lui all'altezza, ma non ha potuto fare granché con l'autorete di Lai, purtroppo, che però ha dato il via alla vostra, sì, la vostra grinta. Un attimo ricaricato, sì. Per fortuna. Due paroline su Simone Nonnis, ottima prestazione, tripletta. Sì, che altro da dire? Partito in sordina, anche lui doveva recuperare un attimo la condizione, però si è risparmiato per il finale dove servivano i gol e lui c'è sempre, conosce da buttarla dentro. Vabbè. Ringraziamo Matteo Luci dei Pinachos e in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie. Eccoci qui, pronti per esaminare anche la Jag League. Abbiamo con noi Yuri Artemalle al suo gradito ritorno tra di noi. Yuri, tra l'altro tu sei anche segretario di Atile, quindi insomma, no, sei di casa. E poi abbiamo Cristiano Lias direttamente dal Coco. Buonasera. Insomma, no. Allora andiamo ai risultati, no, in grafica, partendo chiaramente dalla Serie A, dove la prima fermata batte gli amici di Max 7-3, Panesardo di Sili Hangover 5-1, Real Cosmos Banda Ferrero 9-9, Sigim Dog Trainer 8-2. Per quanto riguarda la B, Bayern CFC 12-3, Castello New Team 4-8, Maverick Ali 2009 4-6 e infine Red Dragon Pinachos 3-4. Allora ragazzi, no, ne parliamo un pochino, tra l'altro si è giocata anche la semifinale la settimana scorsa di Jag Cup, che ha visto prevalere gli amici di Max sul Sigim Cagliari dopo i calci di gola. Ne parliamo proprio con te, io, visto che eri l'arbitro. Dici un po' com'è andata. Partita molto dura, maschia, molto, 4 momenti, ma comunque una bellissima partita. Sono andati a rigori, giustamente, perché le due squadre non si sono una sovraffatta dall'altra. Dunque, secondo me era giustissimo andare a calci di rigore e giocarsela così.
Assolutamente. Invece come sta andando per il resto? Cosa hai visto? C'è chi dice che la prima fermata sia favorita per la vittoria finale, però anche questo SIG Lucario vi devo dire... Sì, secondo me la finale più giusta sarebbe prima fermata proprio SIG, sono loro le squadre migliori. Assolutamente, staremo... Poi bisogna vedere il campo. Chiaramente il campo... Pallone gira. Il campo sarà quello che parlerà. Parliamo anche con voi, no, di Mister Neon Brancaleone, perché tra un paio di giorni iniziate la seconda fase, Yuri. Mercoledì. Esatto. A giudicare, guardando al ritroso, no, qualche mese fa, sembrava impossibile, sembrava clamoroso, sembrava tutto, invece alla fine questa Brancaleone ce la fate e adesso se la gioca. Ce l'ho lì in panchina. No, grazie agli ultimi 4 risultati abbiamo fatto bene, poi sono sceso un po' di persone in più, siamo riusciti a qualificarci. Adesso ce la giochiamo, vediamo. Staremo a vedere proprio come andrà. E adesso parliamo, no, di quello che sarà il weekend del 12, 13 e 14 giugno, perché è ufficiale la collaborazione di AT League con Meridiana per questo weekend. Due squadre nostre, non ancora ufficiali, una di sicuro, parteciperanno alla Meridiana Cup. AT League porterà le finali dei suoi tornei, Weekend Cup, Jag League e Champions Cup, tutte quante al Tanka Village. Si giocheranno la domenica mattina, domenica 14 giugno, se adesso non sfaso dal punto di vista del calendario, quindi una grande sorpresa, forse l'evento più grande che abbiamo organizzato da quando abbiamo iniziato a organizzare, quindi sarà una splendida festa di cui stiamo iniziando a organizzare tante belle iniziative. Chiaramente non accendiamo ancora niente, andiamo solo a dire quando tutto è ufficiale. Vogliamo semplicemente dire che ci farà piacere per chi vorrà venire con noi, cioè no, noi come staff saremo lì già dal 12, chi vorrà raggiungerci dal 13 sarà più che benvenuto, altrimenti chiaramente arriverà per le finali del 14 mattina, anche se personalmente lo sconsiglio altamente dal momento che le prime finali sono in programma per le 8 e mezzo del mattino, e alzarsi alle 6 del mattino da Cagliari per poi partire immediatamente non è estremamente comodo. Andiamo adesso a vedere le likes della Weekend Cup e poi ne torniamo a parlare. Al campo di San Lorenzo, la partita tra ASD Giretria e gli Illuminati. Giretria in maglia bianca e gli Illuminati in maglia rosso-blu. Partita quindi che inizia a gran ritmo, abbiamo subito la prima rete di Carlo Innamorati al secondo minuto del primo tempo, che quindi apre le marcature. Match su 1-0 per Geriatria, ormai orfana del campione Matteo De Pau. Ancora qui proseguono gli uomini in maglia bianca, azione quindi gestita sulla fascia sinistra, e qui invece conclusione che viene respinta dal portiere Andrea Carboni. Ancora altra conclusione, questa volta finisce sul fondo. Ancora azione invece proposta dal numero 15 della Geriatria, e qui parata di piede ancora una volta di Carboni. Ancora qui invece altra azione invece, che questa volta termina con una splendida rete per il numero 13 degli Illuminati, Giovanni Brundu, che va in rete al 24esimo del primo tempo. Match sull'uno pari. Qui invece abbiamo un lungo rinvio per il portiere, e quindi palla che viene però controllata in questo caso dal portiere Sirigu. Ancora abbiamo altra azione invece, palla che viene quindi controllata sul versante sinistro per Carlo Innamorati, ancora gioco di classe per lui, e conclusione che viene appunto in quel modo controllata dalla difesa rosso-blu. E match che comunque terminerà sul risultato di 2-1, e qui appunto viene inquadrato il gol decisivo, e qui appunto abbiamo colpo di classe di Giovanni Aliotta che va in rete. Match sul 2-1. E per Zona Gol abbiamo qui il piacere di parlare con Giovanni Aliotta, che per gli Illuminati ha segnato il gol decisivo in una partita in cui la fortuna sicuramente ha avuto la sua parte. E cosa pensi della prestazione di oggi? Mia faccio quello che posso, vista l'età.
soddisfazione in mezzo a tanti ragazzini di 18-20 anni, fare il gol vittoria è una bella soddisfazione. Ascolta, e come mai vi chiamate gli Illuminati? Cos'è nata l'idea? Non lo so, devo dire al presidente perché è lui che... Non sai. Io sono stato chiamato all'ultimo momento, quindi... Ok. È la terza partita che faccio ancora. Ah, benissimo. Allora, buon proseguimento e vediamo cosa poi... va bene, dai. Allora, alla prossima. Ti ringrazio, Giovanni. Grazie. E ciao. Grazie. Adesso i risultati della Weekend Cup in grafica: Giulia 3 gli Illuminati 1-2, Sabatenzi Allegri Girarossi 2-5 per il gruppo A, gruppo B il Sagittario Win Club 3-6, Red Devils Black and White 1-1, Magnaccio Salvate il Soldato Raggio 0-3, Realcolizzati Charmi Fitness pure, gruppo C che è un po' sfigato, gruppo D recupero della seconda giornata, Squadra Genio Real Sobriedad 3-6, mentre invece per la quinta giornata Real Sobriedad Squadra Genio 4-3 e Skarsgård Borussia Pirri 5-1. Allora, rieccoci qui con Matteo e con Giovanni. Intanto vado a salutare anche Fabio Froncia che ci ha raggiunto di Sardegna Sport. Allora ragazzi, parliamo un po', no, di nuovo di questa Weekend Cup. Due domandine molto rapide. Adesso alla seconda fase entra qualche squadra, no, dalla Champions Cup, quindi le squadre non qualificate alla Champions Group, insomma. C'è un po' timore, visto che arriveranno magari squadre pericolose, soprattutto da Serie A e Serie B? Guarda, timore in realtà no, più che altro voglia di sfida, perché dal nostro punto di vista la squadra sta dimostrando che il potenziale c'è. I giocatori che abbiamo acquistato nella fase di calciomercato sono giocatori validi, abbiamo dato alla rosa, adesso la rosa è più completa, abbiamo possibilità di variare il modulo in corsa, abbiamo soprattutto cambi, che è cosa fondamentale, perché fino all'altro giorno stavamo giocando in 7 giusti, adesso usciamo infatti con Gelatri, abbiamo giocato come 14 persone al completo, dopo la squadra completa, infatti poi alla fine il risultato ci ha dato ragione, è stato un 2-1 stretto dal punto di vista del risultato, la partita penso combattuta, però ti devo dire la verità, essendo un pochettino obiettivo, potevamo chiuderla prima e con qualche gol di scarto più sicuramente, però per adesso dai. Dovessimo affrontare anche qualche squadra che arriva dalla A o dalla B, diciamo che non ci sfacciamo una testa prima di Napoli, come si suol dire. Noi ce la giochiamo, poi io ripeto, ogni partita è una storia a sé, dunque non si voglia mai essere la Cenerentola del Cielo. Ci mancherebbe. Ascolta, liberi chiaramente di non parlare, ci sono state due eccezioni eccellenti nel mercato della Weekend, Ruggero e Mirko. Volete parlarne, volete commentare oppure insomma c'è poco da commentare, la società, la mia persona, quella del presidente qui a fianco a me, ringrazio chiaramente per il lavoro svolto il signor Spano e il signor Fanfani, chiaramente poi il mondo è bello perché va, così si dice, quando si hanno delle idee differenti e i progetti non camminano sulla stessa strada, è giusto poi dare la possibilità a chi ne ha voglia, a chi ne ha bisogno di intraprendere altre strade a loro più congeniali. Noi camminiamo per la nostra strada, facciamo il nostro, cerchiamo di... Si è svincolati anche subito. C'è stata la richiesta, noi chiaramente siamo persone che danno la possibilità a tutti, insomma, niente, noi continuiamo il nostro progetto, auguriamo a loro tutto il bene del mondo, chiaramente perché sono delle splendide persone, dal punto di vista calcistico, guardiamo nel complesso, però niente, io auguro a loro e alla loro squadra di avere un roseo futuro e auguro anche alla nostra squadra lo stesso futuro. Assolutamente. Fabio, due battute molto, molto veloci con te, insomma, questa collaborazione va avanti, magari chiudiamo questo Zona Gol facendo i complimenti alla Musei per restare in tema, che è stato promosso in Serie D. Beh, doverosi, insomma, la squadra ogliastrina che davvero va in Serie D appunto anche grazie alle vittorie altrui, perché comunque non sarebbe stato sufficiente la cavalcata in Coppa Italia nazionale dopo aver vinto quella regionale, quindi insomma, la speranza è quella di avere l'anno prossimo più di 5 squadre, che è il numero attuale in Serie D, sperando che Selarus possa tirarsi su, la vedo difficile, però insomma dall'eccellenza salirà probabilmente il Muravera. Ieri abbiamo dato in diretta streaming la sfida tra Muravera e la Nosei, quindi grande spettacolo, vedremo insomma. La speranza è davvero di avere più squadre in Serie D, e sappiamo, ne abbiamo parlato anche nel precedente mio intervento, per il quale continuo a ringraziarti, credo che sia importante avere più squadre possibili lassù per l'intero movimento calcistico fino a scendere. Insomma, vediamo le difficoltà del Cagliari, vediamo le difficoltà della Torres, quindi
più squadre arrivano magari in Serie D, quindi a livello nazionale, è fondamentale. E speriamo che questa collaborazione tra Attiliga e Sardegna Sport possa confluire in un finale di anno assolutamente grandioso. Ne parleremo poi in sede privata. Io adesso saluto tutti quelli che sono stati con noi quest'oggi, ringrazio gli illuminati per essere venuti, ringrazio Fabio, ringrazio tutti quelli che sono passati prima, quindi Yuri, Cristian, Michele che non si è visto nel filmato, tutti gli altri, Mirko, Cristian e Fisio, insomma spero di non dimenticarmi nessuno perché oggi siamo stati veramente tantissimi. Vi torno a ringraziare, noi ci rivediamo tra qualche settimana appena le fasi del torneo si saranno fatte decisamente più calde. Ciao e grazie a tutti.